Ragavan, Nimble, Pilfer, che come tradotto non ricordo, ma il pifferaio di qualcosa. Comunque, ieri Ragavan non ci ha portato nell'Olimpo dei giocatori di Magic, quello dove è già il mio ospite, Marco Vassallo, detto ovviamente True Hero, che eccolo qui. Oggi però, Salutone a mi tutti. raccomando, Oggi cazzuto. diamo il meglio di noi, Oggi del match dai. ci sono due partite da fare, quindi proprio ragazzi, tra l'altro non ho fatto neanche la solita intro, like sulla fiducia, tanto sapete tutto. Ah, ricordatevi di andare a vedere il mio TEDx, che sempre in descrizione sotto ogni video io ve l'ho messo, perché insomma è un lavoro. Tu l'hai visto il mio TEDx? Lo devi vedere. Devo vederlo. Però parla anche di Magic, hai visto? Ti ho salvato io, senza problemi. A Comunque, meno male, fortunato. dicevamo della partita di ieri, è stato un po', come si dice, spiacevole. G1 che non siamo riusciti a portarcelo a casa, ma Ragavan è anche riuscito, però va detto, a connettere 0 volte tra le 6 spade a spighe che ci hanno fatto ieri. Oggi è un altro giorno, oggi sicuramente Ragavan farà la differenza. È un periodo della mia vita in cui tutto va bene e poi arriva da spade a spighe. Purtroppo con Death Shadow torni anche a 13 punti di vita, non è il massimo. Va bene, eccoci col nostro Ma poi al Oppo. Four Allora, Seasons che hai giocato, che non lo, me lo ricordo. Death Shadow, perché ti spiego, Ma avevo scusa, portato inizialmente. perché tu, io ti ho beccato al Side Event Legacy il giorno prima e mi hai detto sto giocando un mazzo del cavolo tanto per provare che mi sono inventato. E poi hai Esatto. detto il giorno dopo io però gioco un mazzo vero. E quel mazzo vero è Death Shadow? Non ho giocato un mazzo vero. Ho giocato. Perché poi. Allora. Al Four Seasons è andata in vacca, no? Il 6 event. Abbiamo 0-0-2 drop. E allora ho detto: no, beh, sai cosa? C'era Jax, un altro ragazzo del dojo, che mi fa: dai, facciamo una lega con Death Shadow. Abbiamo fatto 5-0. Allora ho detto: dai, devo portare Death Shadow. E poi? È una questione decore. E abbiamo chiuso Oh, 6-2. sei due buono Avevo però. chiuso 6-2. Cazzo. Mulligan. Lo Questo. Sì, non è una mano questa. so anch'io che Purtroppo non gioco il io. formato. Keep. Va Mi bene, fa un qua palazzo parte però. lui. Più niente, sta mano. Tengo, Dobbiamo tenerla, sì. no? Che levo? Qua, secondo me, dobbiamo andare a togliere quella Force of Will perché non possiamo permetterci ulteriori svantaggi. Vediamo come si comporta lui. Allora, Un'altra Meng di Savara, nuovo. un altro Viscera Glimmer e non Madonna, abbiamo fa Force bene. of Will da fare. Male, male, Ma male. male. Che voglia. Vai, vai, Va bene, vai, vai. ok. Giochiamola veloce, che qui me la sento proprio che vinciamo easy, eh. Ecco, Asmo, no, non posso scartare un cazzo, io, niente. No, puoi fare terra passo. Terra che non faccio, ovviamente, perché sennò lui gioca Wasteland, ormai ho capito, e passo. Ormai sei espertissimo del matchup contro GV Dex. Sai, questa è tipo la quinta volta che gioco lei, quarta volta, cosa del genere, ma solo online ovviamente, perché le carte non le Beh, è un formato da provare. ho. Allora, qui fine turno. Sei, sì, qua Terra Brainstorm. Questa è una cosa che i giocatori di Legacy odiano fare, la odio anch'io perché è proprio una Brainstorm gettata alle ortiche, non riuscendo a sfruttare Ho lo capito, qua shuffle se non tocca troviamo pescare fetch. Però qua dobbiamo qualcosa. cercare qualcosa per quella smora. Se troviamo un bait, già qualcosa per la smora Intanto lui fa una andiamo cosa. alla grande. Cosa vuole fare adesso? Questo Boh. potrebbe essere di tutto. Intanto ha giocato una basica che in Legacy non Va si vede bene. spesso. Siamo riusciti a brainlockarci, giusto? Si dice Bloccati. così? Eh sì. Ok. Sì. E Doppia brainstorm vabbè, cinema. giù. No, vabbè, sì, giù smora, se vuoi, è uguale. E poi dobbiamo cercare l'ennesima giocata più brutta. Che Vai, trovamela. roba. Qua pesco Brainstorm. Buttiamo quella Brainstorm. Fetch, 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 fetch. Niente. Però un cazzo. Però possiamo Sì, possiamo fare. fare la smora. Doppia Esatto, in cima al mazzo. Vabbè, no, mozzafaro. una smora. Vabbè, oh, io toglierei una smora in realtà. Quindi queste La due. smora, Mox. Sì. Ma tanto lo ripesco. Sì, per forza. No, vabbè, però Smora sicuramente ce la vogliamo shufflare via. Mentre il secondo Mox potrebbe avere ancora qualcosa da offrire. Se riusciamo a fare cookbook food. Qua sicuramente possiamo andare per la Smora.
Lui andrà a tutorare. Possiamo anche appoggiare un Mox, probabilmente. Vorrei provargli a dare un mezzo tell di non andare a prendere basta perché tanto il mana ce l'abbiamo, qualcosa di simile, ma non funzionerà. Non credo che funzionerà, no. Anche perché non abbiamo salvataggi strani con questo Daze. No, non abbiamo proprio niente. Lui prende Wasteland e ci uccide. No, forse è un giocatore di Jukebox. No, forse queste cose non posso dirle durante un video. E invece è Flexstone. Perché Wasteland è già in mano. No, perché vuole il valore, quello proprio Vuole il incredibile. valore. Esatto, adesso Vuole il sarà valore, Wasteland è Waste. già in mano, semplicemente. Ok, perfetto. Quindi non Ok, possiamo più neanche più fare Daze. Quindi dobbiamo proprio pescare terra dalla cima. Vuoi vedere? bravo. Vuoi Bravo, è questo. vedere? Ah, ce Questo n'aveva è un'altra di po'. Wasteland comunque. Ah no, scusa, cosa ha scartato? No, no, Ah, ha no. Ha scartato scattato adesso, ok. Savana. No, beh, se no. Beh, oggi. No, un oppo vero. Anche Prismatic Ending. Che rabbia hanno oggi! Va bene. Ancora di nuovo smora. Madonna. Prova a pescare altre due, va, vediamo. Altre due, Terribile, terribile. mamma mia. Ok, Va bene, allora stessa seriata di ieri quindi praticamente. Brazen Borrower, Brazen Borrower, poi Karakas, poi Eda Sai Spellbound. cosa? Proviamo qualcosa di diverso. Teniamo tutti i Daze quando partiamo noi. Togli il pacchetto Ul Breacher Faden completamente. E 4 dates. possiamo. Vorrei. Prova a buttare dentro anche un Bolt. Vorrei due Bolt dentro. Per Sto pensando di togliere. forse Urza non fa niente. Forse un Urza e forse il Daredevil. No, Vorrei il provarlo. Daredevil. Non lo vuoi togliere, scusa, scusa, scusa. Allora togli, prova a togliere i due capitani, va. Non lo so, è che Va mi bene, sento che va proprio, cioè, con Asmo noi la partita la vinciamo, senza no. Allora, vabbè, qua però in realtà il Daredevil, sì, lo vogliamo trovare. Qua dobbiamo trovare una soluzione veloce alla sua combo, soprattutto. Forse ieri abbiamo sbagliato proprio il turno di Borrower. Pensando a se ci fossimo tenere tutti in mano Borrower. Vabbè, va bene. Adesso aspettiamo l'oppo. Vedete, dici, ti tieni il borrower fino alla fine della vita, quando fa la 20-20 fai borrower Esatto. fine. Sì, colui che c'è sempre in realtà quel safe keeper. Adesso dobbiamo stare attenti a quello. Proviamo anche. Vabbè, qua adesso l'oppo pensa, giustamente il nostro mazzo non l'ha mai visto, non sa neanche cosa sia. Adesso Anche che non esiste. sta pensando, ah sì, questo qua post side diventa un combo forse, o prova a sideare in questo modo. Ho visto Moxopa, l'ha visto Asmo. Cos'altro ha visto? No, ah Niente. sì, l'ho visto Asmo. Petalo. Vabbè, il cookbook, ma una cosa chiama l'altra. Non ha visto davvero niente. Daze non glielo abbiamo tirato. Va bene così. E adesso questi secondi sono eterni. Già, ma siamo partiti. Siamo partiti, siamo di nuovo in partita. Ah, qui Brainstorm con le fetch almeno è forte, no? Abbiamo una brainstorm già più interessante qua, però. Io questa secondo me possiamo tenerla. La possiamo tenere con quella partenza di Misty Prego. Poi possiamo provare ad andare a rubare forse un tempo con quel Daze. E noi qui possiamo fare Daze, Brainstorm, no, Brainstorm ce lo teniamo sempre. Vediamo un attimo cosa può. Perché possiamo shufflare via un Mox Opal, che è una giocata che probabilmente vogliamo andare a fare. Flexstone, così interessante come partenza se non c'è Mox. Vediamo, vabbè. Così, Ok. super safe. Se gioca verde da qui, non gli posso No, raccontare niente, niente, invece non fa nulla. Non niente. feccia. Ok. No, non fecciare qua, peschiamo, giochiamo con più informazioni possibili. Ok, adesso metto in alta scalding. Vediamo cosa peschiamo perché possiamo anche valutare di fare Urza Saga Vai. Urza Saga, vai. Ok, sì. Adesso dipende dalla nostra pescata.
andiamo a trovare del gioco, probabilmente proviamo anche la brainstorm. Street Fighter. Lui qua dovesse fare Cavaliere del Reliquario, non so. Io qua propongo Urza Saga, vai. Se lui dovesse fare Cavaliere del Reliquario, non ha visto i Daze, quindi noi possiamo fare Feccio, Daze pagato di mana, così non andiamo indietro. Che mi aspetto sia una delle giocate che Tra può l'altro, Daze avere. ricorda molto l'attacco ai giganti. Tu l'hai visto? No, ti va malissimo. So tutte le citazioni che ci sono in Magic, ad esempio la brainstorm nuova che hanno fatto, quella di Double Sì? Master. Ah, Con i giganti, quello lì dovrebbe essere una citazione all'attacco sì? dei Pensa, non lo giganti. sapevo. Sapevo che Urza Eh Saga. sì, la saga la giocavano pure loro. L'avevo vista queste liste di Lens. Io ho visto. No, non è proprio Lens questo. Quindi, in Lens sì. In questo mazzo fai un po' fatica a trovare lo slot. Però va bene. Vediamo se fa sto cavaliere. Verde, bianco, cavaliere del riguardo. Daze per noi sarebbe Dai, dai, molto dai, molto dritto, bello. dritto. Amico, non puoi non andarci dentro qua. Sta pensando tantissimo. Già. E noi non siamo abituati. Noi Esatto. qua, tappo tre, cavaliere, vai, prego. Esatto. Noi qui stiamo facendo un video, amico. Dobbiamo assolutamente sbrigarci. Dai, su che... Vedi. Ti stavi facendo scappare che cosa sta per succedere qui in verità in casa mia, perché tu lo sai chiaramente, ma voi a casa non lo sapete. Banalmente, stiamo registrando di sera, è uscita mia moglie, deve tornare, io ho le cuffie, potrei non sentirla, cosa gravissima, ma diciamo che la sentirò e mi alzerò. Ce l'ha fatta, ci pensa mille volte, fa choke, Look, direi che è choke non ci piace, proprio la giocata di Daze questa, un bel Daze pagato di no? mana. Mamma mia, proprio. Sì. Adesso, Elvish Spirit Guide, una giocata simile. Mi aspetto di tutto da parte sua. No, invece Va Shock bene. muore. Allora, oh, buona questa. Qual è che possiamo fare l'anda passo e andare a puntare su quella Urza Saga? Proviamo a fare il nostro token, arriva prima del suo. Possiamo fargli Mox Opal per pomparlo. Sì, beh, non vedo comunque grandi. No, poi non abbiamo neanche questa gran No, fretta, però. questo è vero, lui è ancora molto lontano da fare qualunque cosa. Soprattutto nel nostro giro abbiamo visto la prima force di questo mazzo. C'è anche lei! È una bella carta, ogni Esatto. tanto la giocano. Ogni tanto in questo formato si gioca, sì. Comunque, tornando al Four Seasons, 6-2, dicevo, con Death Shadow non è male. Allora, non è male se consideri il fatto che sia Death Shadow, però io ho un problema con questo format, con tutto il playtest che ci faccio dietro, ci rimango sempre male quando chiudo X2. A differenza del Modern, magari dove se chiudo 6-2, beh, Pasqua, cioè è un formato che gioco pochissimo. Invece questo penso di avere davvero così tante ore di playtest che voglio vincere. Cioè, Però non lo purtroppo... so, immagino che la platea sia comunque di giocatori molto molto bravi e che Sì, testano quanto te o insomma. esatto, il livello del Legacy italiano, ma in realtà anche del Magic in generale, c'è da dire che da noi è proprio alto. Siamo probabilmente la culla del Legacy qua. Tant'è che GP Bologna, ne è stata anche una prova, 1700 persone per un GP. Beh, qua possiamo fare un altro token. Che pensa un po' e enabla il Mox di Opale. Arriva qualcosa. Vogliamo andare a tutorare un cookbook qua? Penso che potremmo farlo. Fatto che neanche lui. In Sentiamo. Vabbè, token anche lui, va bene. risposta al nostro, molto, come si dice, champagne. Sì, per fare spiga sotto Daze. Possiamo andare a prendere cookbook qua, così ci attiviamo Mox Beh, potevamo prendere Opal. pure, come si chiama, la Possiamo anche pescare di bombetta. Wraith qua, forse. Come? Ma... Secondo me possiamo provare a pescare di Wraith. So che non è il massimo se non dovessimo pescare la smora, però. Bene, Wraith di nuovo. Però vorrei trovare qualche giocata per fare Futariello. Ok, direi che ho questi 4 danni.
Qui possiamo volendo uccidergli questo con Brazen Borrower che la giocata ci ha fatto perdere prima, però non lo so, insomma. Che ho No, no! fatto? Devo fare Force Will, eh? Days! Days, days, days! Days, mortacci miei, az No! miei, az miei, az. Vabbè, va bene, Giustamente ero incompleto F5. purtroppo ci sono le spell gratis qui! Lo Niente, va bene. Mi avevi No, avvisato, ti mi avevo avevi avvisato, io avvisato. mi sclicco. E in questo caso l'ho fatta proprio grossa, va bene. Va Tra bene, va l'altro, bene, va cioè, bene. io non ho fatto neanche terra, quindi ho pure Anche perché, saltato un land esatto. drop, cioè nel senso che comunque con Daze mi riprendevo in mano la vulcanica. E rigiocavamo l'andata di tutto, di turno. Tutto questo perché nella sua fretta lui ha deciso di fare il costrutto subito. Sì, mi ha inculato così, certo. Va bene, non è un Pensavo non problema. avesse sforzo sfiga da forzo, scusami, la spada sfiga da fare sotto Daze, però invece sbagliavo. Cosa andrà a Però devi prendere a aspettarti di tutto 1? questi giocatori. Quindi potrebbe effettivamente avere il PT Needle. Sì, su PT Needle per Kukuk. Kukuk. E noi non possiamo risolverlo No? quello. Da, in realtà Beh, il sì, futorello, però però. Vediamo quanto diventa problematico. Sinceramente, a parte eventuali top deck di Asmora. Potremmo in realtà subito fare il food perché anche qui in risposta a Uzzap, perché ci scattavamo il Mox, Unità 4-4 non ingrossavamo prende il nostro cost. Però costrutto. in teoria, se vuole fare a botte con i costrutti, noi siamo più forti. Quindi, boh. Per Vediamo, ora vediamo. perdiamo 4 regalati. Qua è un peccato perché effettivamente col costrutto in più poteva essere addirittura 5-5 il nostro, però va bene. Vai, vai, vai. Vediamo. Concentriamoci che la partita. Forse non la prendo. Attenzione, fa qualcosa un mana adesso e Daze. E alla fine la mia giocata era la giocata giusta. Fare Daze su questa cosa qua che lui farà. Tipo una giocata pesantissima, tipo crop rotation, Esatto, qualcosa che gli faccia esatto, anche perdere dei esatto. Beh, è permanenti. vicino che Guarda che giocata, subito questo Dade. E lì non se l'aspettava perché siamo andati in F6 prima, invece ci è proprio cascato. Peccato, amico mio. Beh, comunque quello è forte, eh. Cioè, non è proprio il più stupido. Ci è cascato. Ah, terra male. Porta a terra. Che si fa? Posso Beh, qua probabilmente possiamo fare l'andapasso. attaccare, convincerlo a bloccare, Brazen Borrower sull'altro, muoiono tutte e due. Ti piace? Però poi non facciamo un cazzo. Sì, io in realtà l'avevo pensata un po' più lunga, che era bouncer PT Needle, poi attivo Cookbook, così il mio token diventa un 5-5, un 4-4, non so, diventa un 3-3. Però il problema è che se dopo non va a bloccare non siamo soddisfattissimi, secondo me. Dopo dobbiamo davvero risolvere una borrower con... Dobbiamo risolvere Quindi borrower su Volcanic costrutto. Island passo. Possiamo provare a fare questo vantaggio. Beh, Andare a il provare ad problema vero è che se attaccare. lui, cioè lui non blocca mai perché attacca back è più forte lui. Infatti lui qua non bloccherà. Secondo me possiamo fare vulcanica passo e provare ad andargli a rubare qualche token adesso in combat. Perché effettivamente se lui attacca io bounce repeating needle, quelli diventano dei 3-3, faccio un food scartando Mox, il mio diventa 4-4, quindi gli rubo effettivamente un food. Vabbè, vediamo che succede. Esatto. E ci attiviamo anche il Mox Opal. Poi Giusto. la nostra pescata dopo è No, Uzza e a è già posto. attivato però, eh. Vabbè, adesso si è scelto che in questo ramo una Quel palla. coso. E Qualcosa lì non può entrare. quindi Force Will. Sì, sto pensando se vogliamo prima fare Brainstorm, ma è un rischio incredibile. No, non possiamo farla prima. Una versione molto più da saga centrica rispetto a quella che abbiamo visto ieri. Spiega. Va bene. Ora gli Qua bouncerò. dobbiamo risolverne uno. Dobbiamo risolverne uno perché sennò prendiamo davvero troppe sberle. Comunque lui ha una carta in mano. Il problema è che noi non possiamo. Abbiamo fatto già due Street Fright. Pescare Asmo è praticamente merda. Pescare Urza Saga è forte. Urza Saga. Interessante, possiamo fare subito Cosa? Brazen Borrower rispetto a prendere due danni con Steam Band. Vediamo.
Arriva la Thespian Stage da parte sua. È bello Legacy Sì, Falane, perché li a me accettiamo. piace molto, almeno la sensazione che ho avuto, è che si inizia a giocare, ci si tira le carte uno contro l'altro, e poi si arriva uno, ognuno con una carta in mano e la partita scorre, tra virgolette. Ci sono purtroppo spesso questi spot. Ti dirò, a me non fa impazzire. Io cerco di giocare, Avendo allora, sempre carte, tra virgolette. o avendo sempre carte o andando completamente all-in. Questi metodi di gioco che sono un po' sviluppati così non mi convincono troppo. Però, perché è uno spot in cui non mi piace essere. Una situazione in cui siamo entrambi al top deck. Lui in realtà il top deck è più forte di noi complessivamente. Sì. Però noi possiamo pescare più bombe. Sì, lo vedo un po' più forte perché ha una combo. Quindi se per sbaglio la incastra, gli va molto Ci bene. sta, basta che pesca Crop Rotation e effettivamente ha fatto. Noi dovremmo pescare l'altro Brazen Esatto. Borrower. No, in verità no, perché possiamo fare bombetta da C'è qua. Tra bombetta, c'è bombetta. l'altro, qui se non tira fuori un artefatto, se non tira fuori un artefatto, noi possiamo. Ah, qui copia la nostra Orsa Saga. Sì, è molto forte con Thespian, però è una giocata abbastanza lunga adesso. Perché lui entra, va un segnalino prima, poi va a due, poi a tre deve riswitchare. Adesso vediamo un Ah, attimo. non può fare subito il token, ho capito. Bello, bello. Anche perché noi qui possiamo proporre token, into token, bombetta, risolvo il suo costrutto, sto iniziando a pestare anche abbastanza forte. Non so quanti turni abbia lui. E Cioè, noi adesso prendiamo allora? danni, quindi. Non Sì, blocco sì, sì, mai, sì. ok, giusto. No, non penso swinghi qua in realtà. Invece sì. Invece ci va dentro lui. Perché lui Bene, pensa comunque guarda. di non morire, cioè di avere abbastanza tempo per, capito? Vediamo, qua sicuramente token. Adesso abbiamo anche parecchio mana. Sì, adesso. Forse lui ha una spiga? Boh. Selezione Ma vuota. spiga, anche lì facciamo un altro token, beviamo 4 vite dopo. Vediamo. Potrebbe averla. Anche perché è l'unica carta che ho data lì in mano, è l'ennesima terra. Caracas è molto forte. Caracas si protegge dalla sua combo per infinito tempo, no? Sì. Bombetta? No. Qua io andrei per bombetta, Beh, sì. anche perché pesca, quindi insomma. E faccio Caracas, la faccio vedere? No, aspetto che lui faccia. Allora, qua puoi prima biddare e poi dopo fare Caracas perché voglio evitare di dover fare bombetta su una sua eventuale crop rotation. In realtà non la farà mai, però secondo me è una Caracas che puoi giocare questa. Pesco? No. No, possiamo passare. Ah, lui adesso va col token, diventa 4-4. Però non basta, noi abbiamo pure bombetta per levarglielo. Noi Quindi qua stiamo entrando per set, a parte i suoi eventuali top deck. Dipende cosa pesca qua. Immagino in mano abbia un'altra land. beh, comunque adesso il top deck è veramente forte perché la risposta al 20-20 ce l'abbiamo. Che può pescare? Cavaliere rerullato? Removal gli dà un altro turno. In realtà Removal. Cavaliere delle Reliquarie no, perché adesso noi aspettiamo con la Spellbomb. Quindi in caso dopo andiamo a togliere il Cavaliere. Vediamo un attimo. Anche perché noi comunque abbiamo due carte in mano, Wraith che si cicla. Termino il turno così. Biddo, 3 danni. No, no, fallo dopo. Metti che si chiama Smora. Ragavan. Mano. Beh, questa è una desciatina che possiamo proporre. Esatto. Tieniti stappata Caracas che non si sa mai. Puoi dire che possiamo entrare in combat quando gli fa il token, gli bounceremo l'altro token. Ma io glielo bouncerò prima dei blocchi. Cioè adesso glielo bouncerò. No, non l'ha fatto. No, Che fa? Muore. in realtà. Ok. Andiamo ai danni.
Osso, Vigo. Che pescatona! E va bene, qua ci bounceriamo Ragavan. No, 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 con Bouncer con Caracas. Tanto. Wow! E va bene, sono 3 danni per i cieli. Probabilmente possiamo riappoggiare Ragavan. Abbiamo aperto un Wow! cookbook, beh, bella pescata. Avevo detto che può pescare. Se pesca removal ha un altro turno. Ha pescato la removal che fa doppia Ha removal. pescato doppio remover. Adesso bisogna vedere che tira fuori da quella saga. Ah no, perché nulla probabilmente cambierà. Perché non vuole perdere Thespian Stage. Esatto. Non penso possa permettersi di perdere Thespian Stage qui. Oddio, potrebbe anche dire che faccio un altro E token. poi Non cambio. penso abbia il secondo Pity Needle nel mazzo. In teoria non dovrebbe averlo. Potrebbe avere il retrofitter. Poi per il resto immagino altri Mox Diamond. Ha tirato già due sword, la partita prima ha tirato ending. Madonna. Le fanno le removal, Marco. Le fanno proprio. Vabbè, non è. Niente, più che altro, niente, il tuo account si chiama i Top Degree Avversari. Sì, Non vorrei darti brutte me lo notizie, dicono secondo me c'è l'account un spesso. po' Me lo follato. dicono spesso. Oh, fare un token indoor. Va Però bene. sì. Ah, copy foresta, va bene. Però ha sbagliato. No, poteva. Allora, se lui la copiava dopo, non doveva saccare Saga di Urza e tutorava. Ah, Caracas fa pure lui contro il nostro Ragavan. Bouncerino per Caracas, va bene. Amico, però. Va Forte. Ce la bene. riprendiamo in mano, vero? Possiamo bouncerarla. Sì. Io preferisco non perderla. Sì, sì, Anche sì, perché sì, questa qui sì, 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 sì. leva il suo token, quindi c'è. Mi sembra. Lui non può attaccare col token perché c'è Ragavan. Io adesso faccio rimbalzo token, attacco con Ragavan e lui muore. E c'è Caracas lui. Ah, lui c'ha Caracas, giusto, non muore. Vabbè. Però mi sei piaciuto fino a. Però non è, insomma, messo Sì. bene, non è messo bene, T'ho visto bello tranquillo. Ma poi noi peschiamo Urza. Quindi, ok, che lui c'è ecco. Caracas Noi sul token peschiamo infinito. Grizz. No, niente. E Vuoi ciclare prima quel Vraith? Andiamo a 5. Però, tanto il token lo stiamo risolvendo. questo. Vuoi andare anche a Wait, 3? si concentri. Possiamo andare a 3. Ma Cioè. sì, che ci frega. Niente. Tecnico questo Daredevil, vabbè, niente, togliamo il token. Che poi potremmo pure farlo, Daredevil, però vabbè. Non siamo attivi. Di che? Ah, ho Di sbagliato, Moxopal. dovevo fare questo? No, non siamo comunque attivi di Moxopal, Non c'era quindi. possibilità? No, non c'era possibilità. C'era. Va bene, possiamo riappoggiarlo, tanto lui è così è costretto a Ah, quindi non lo tenersi quella posso carcassa proprio occupata. fare in verità, Daredevil. Ah, questo è un problema. No, vabbè, ma arriva Urza. Urza del momento del Urza bisogno. 1 ce n'è nel mazzo, abbiamo levati. Capitano, capitano. Quello del momento del Capitano, bisogno. mio No, vabbè, in capitano. realtà possiamo anche appoggiare Borrower. L'idea è quella, menargli 2 turni di Borrower, a 3 pescate. Quella che ha fatto adesso, che aspetta che ero in F5, non so se devo fare sto Daze. Non, con così tanto mana non No, penso, però. infatti, però. Vabbè. Lui mena ha cambiato idea. È un'opinione. Niente, Moxopa. È Non può usare Marco Sword. scomodo. Con noi che siamo a 3 vite è stato scomodissimo questo. Oh, eccolo qua il petalo. Farci che? E qui poi. Ah no, niente in realtà perché quello che tu buffa è stata confiscata. Noi qua andiamo a No, io qua 1. attacco perché lui così me lo bouncerà, non bloccherà mai e lo rifaccio. E lui dopo ce lo bouncerà di nuovo. E noi dopo siamo attivi con Ragavan. No, scusa, Qua no. dobbiamo Te lo rigiocarlo faccio e assolutamente. almeno blocca. Lui se vuole ce lo bouncerà per mandarci a uno, noi facciamo borrower e poi facciamo borrower dash e E lui poi muore, abbiamo. Ah eh. Ma no, beh, perché ha c'è sempre fatto? il Come ha Thespian. fatto a fare questo? Praticamente come funziona la saga? Saga di Urza dice che guadagna le abilità. Oh mio Dio, Quindi ma è dal momento in cui Thespian fortissima! la guadagna. Cioè, Thespian Stage con Saga di Urza? Sì. Non avevo mai pensato a questa cosa. E Sì. Niente, noi siamo qua morti. mi ero perso anch'io. Stavo considerando altre giocate. Mi ero perso anch'io. Questo? Mamma mia, è stato. Sai che è stata terribile questa partita? Se l'analizzi.
Non so se da parte nostra, ma No, non da parte sicuramente non nostra. bellissima Penso se fortuna. avessimo attivato subito il cookbook, cambia niente. C'è quella giocata di Daze che ho sbagliato, per carità, che poi però in verità ha No, tenuto vabbè, non è. Reclaimer. Boh, non lo so. No, è proprio una questione di pescate. Non pensavo che la potessimo più perdere. Lui ha girato quella Force of Vigor. E vabbè, va bene, può succedere. Cioè, diciamo che in termini di tempo. Avevamo forse una giocata subito bounce rando? Bounceriamo subito il token. Lui fa Force of Vigor, va a 5 vite. Perde 5 danni, va a 3. No, non cambia. Va a 2 forse. Va a 2, abbiamo un attacco di Ragavan. Boh, Non lo no, so, sono abbastanza. non. Cioè, forse il matchup è brutto, banalmente, o forse sono veramente incastrate male le Sì, scatole. più che altro lui ha tante effettivamente pescate forti contro di noi. La combo contro di noi è forte. Noi alla fine non riusciamo ad avere quell'incastro. Lui gioca tanti Ma in removal, deck tante noi abbiamo zero soluzioni. risposte a quella Quindi, combo, quindi figurati. sì, esatto. Ma in generale si giocano Però. risposte a quella combo, ma in deck? Cioè. Normalmente Brazen Borrower, se hai una combo, o Caracas per i vari controlli, o Spiga, sempre se giochi il Ah beh, bianco. chiaro, c'è In Spiga, quindi realtà, dai le 20 risposte vite. ci sono. Amen. Il mazzo è sicuramente forte, tant'è che è arrivato in finale all'ultimo Four Season. Era pilotato Gorosh. Chi l'ha pilotata? Togores. È dato Gorosh, lo spagnolo. Ok. Molto bravo lui a Lui ha giocare. fatto due top, eh? Top Four Season Sì, di aveva fatto sabato, doppiato. top al Four Season di domenica. Sia domenica che sabato. Il mazzo è sicuramente forte, però ti dirò, in questo momento non è un mazzo che io porterei nel meta. Non mi fa impazzire né in termini di gioco. Non lo so, potrei più volentieri bianchino se tipo dovessi giocare una solfa simile. Poi però vabbè, io sono un purista del blu, dico, gioco Legacy, devo giocare le Force of Will. Va È giusto così. Ok, è arrivato il nostro bene. opponent, quindi vediamo, Speriamo non il terzo speriamo GV non il Depths. terzo GV Depths, Lightwalker, lui, GLHF per il nostro opponent. Bello che si trova proprio gente diversa, cioè nick che non ho mai visto rispetto a quelli di Modern. Poi qualcuno ho Gente fatto che più io non ho di... mai visto giocare la mattina questa. Io personalmente gioco principalmente dalle 10 del mattino in poi, dalle 10 Certo. alle 2. Mai vista E tu questa gente qua. streami Io dalle 10 alle 2? stremo dalle, sì, dalle 10 e mezza circa Ragazzi, in alle descrizione ci sono i link al Blue Dojo, che è il team di Marco. C'è un Discord, vi aiutano per giocare, eccetera. Ne fa parte anche Zio Francone. E soprattutto ai canali social di Marco. Che link mi hai lasciato? Twitch? YouTube non ce Ti l'hai? lascio Twitch, ti ho lasciato Instagram Instagram? e l'account del Vabbè, dojo. Instagram lo facciamo vedere Quindi. subito perché insomma c'è quella maglietta spettacolare, quindi True Hero. Mentre l'oppo pensa anche se far partire te o noi. L'oppo sta pensando tantissimo, questa è la maglietta di... Oh no, che cazzo è questa? Non c'è da niente. Potrebbe. Niente, adesso Ecco sei finito qua. su un account di. Ecco qua, vedete che bello True Hero. Tra l'altro foto veramente spettacolare, quasi direi di... insomma... artistica, artistica. Artistica, artistica, oserei dire Quasi direi di artistica. artistica. Allora, questa la possiamo vincere di tempo. Io ci vedo favoriti. Per il tempo per ora effettivamente. Mamma mia. Va bene. Comunque, devo dire che però tu ci fai pubblicità negativa così al Blue Dojo. Perché? Cioè, tra me e Zio Francone, la gente si Ma guarda che spaventa se zio tu dici Francone è così. venuto qua, ha dato un sacco di schiaffi alla gente, eh. Mo Ma lui è io fortissimo, a lui è te ti ho chiesto un fortissimo. mazzo di merda, quindi va bene, quindi no, sei scusato. Però lui è arrivato, a lui gli avevo chiesto Lens perché non avevo mai giocato. Attenzione, Lightwalker si è disconnesso, noi potremmo effettivamente vincere di tempo facendoci una chiacchierata, quindi sul più e sul meno. Adesso rimetto l'inquadratura così e facciamo insomma una breve Possiamo intervista. Tra chiacchierare l'altro tu molto bene, c'eri al molto GP bene. Bologna? Sì, c'ero, avevo portato Temur Delver, che avevano appena ballato Brennen Six, ho detto vabbè, portiamo comunque E com'è questo. andata?
Avevo fatto Day 2 che ero entrato sul 7-2, poi sono morto Zio abbastanza Francone male il lì fece secondo top giorno. 8 insieme ad Andrea Mengucci, ricordo l'unica per ora top 8 a un GP di Mengucci che aveva questo tra virgolette spettro, no? Del GP che non riusciva ai Pro Tour, era andato sempre bene, GP mai, e invece Legacy, che è un formato che lui adora, è riuscito ad andare in top E l'ha fatta, ce l'ha fatta con 8. Legacy. Non mi Tra ricordo cosa tutti i giocava. GP. Zio Francone penso Tamer Delver pure lui. Book Delver giocava, se non mi ricordo Cos'è male. Puck Delver? È la versione col nero, nero, verde, blu. Delver che andava a giocare Oko in quel Ma perché periodo. Book? Sto pensando a cosa giocava col nero. Sai che. Allora, aspetta, mi devo assolutamente ricordare questa cosa. Perché giocava Fatal Push, Tarmogoyf, Oko. Era appena stato bannato Vanen Six, quindi andava ricalibrato completamente il mazzo. E giocava 20 lande rispetto alle solite 18 di Delver. E sinceramente eravamo in un meta in cui molte carte non erano ancora state scoperte, tipo Dreadnought Arcanist, che Zio Francone con un'ottima intuizione lì aveva giocato, perché E non era si stata giocava davvero. ancora? Cazzo, Non l'hanno si giocava in. bannato, quindi doveva essere straforte. Esatto, però in quel periodo si andava a splittare. Si andava a splittare tra gli Ampyromancer come droppa 2, eccetera, non si giocava il 4 pair. E infatti lì è stato un periodo in cui eravamo venuti da una settimana prima c'era stato il ban di Vranes 6, che Ah, aveva cambiato sconvolto tutto, completamente vabbè. tutte le carte Vabbè, in però tavola. mi dicevano, io non lo so perché non lo gioco, che Legacy con Vranex 6 era proprio ingiocabile. Cioè, peggio di Sì. Oko, Arcanista, eccetera, era proprio ingiocabile. Temur Delver era fortissimo come mazzo, cioè Vanen Six dando lande continue continuava a risolvere pezzi, quindi varietà eccetera, non era un bellissimo Legacy sinceramente. Sono contento di quel ban, non sono stato troppo contento del fatto che il ban fosse arrivato una settimana prima del GP, Però questa ci sta, ci cosa sta. però vabbè, ce la siamo fatti andare bene. E quindi eravamo in questo meta in cui venivamo dalla situazione Vanen Six, quindi nessuno aveva effettivamente playtestato per bene tutte le carte di Eldraine. Tant'è che io in Temur avevo semplicemente tolto le Vranne e messo Yoko. Però molta gente non giocava neanche 3 Oko, ne giocavano 2 magari, a Quindi volte non 1, era diceva ancora considerato Dante. la minaccia che poi di recente è stata costretta al ban Wizard of the Coast perché ha bannato sia Oko Esatto. che Dreadnought Arcanist, due carte Da importanti. Arcanist, che è la terza che non era stata così tanto Però giocata a Akumastolabe. Dreadnought Arcanist viene da War of the Spark, quindi ancora prima, o Ancora prima, sbaglio, e effettivamente. nessuno l'aveva scoperta. Stranissima questa cosa. Invece No, senti, era. oggi com'è il Legacy? Allora, oggi come oggi. Vabbè, adesso. Dopo questi due video ti dico ci sono tantissimi GV No, decks. Però no, ovviamente in realtà non è vero. In realtà. Il meta è abbastanza divertente, no. per quanto ci siano tanti wear, e poi ecco, online rispetto a real è molto Sì, è diverso, vero. perché online vediamo molti più wear, molti più magari GV Depths, molti più bianchino, invece in Tu real continua a parlare. la gente porta anche il suo pet deck, quindi magari va a provare mazzi come Goblin che normalmente non si vedono, online li becchi tutti questi mazzi qua. Online, scusate, in real. Quindi in realtà il meta ora come ora lo reputo molto interessante. È un meta che gioco estremamente volentieri. Per quanto in realtà sulla carta possa sembrare frustrante, perché allora uno dice: Ok, Raghavan Daze, c'è sempre questo, c'è sempre Force of Will, c'è sempre Lightning Bolt. Invece complessivamente lo reputo interessante da giocare. Per quanto ci sia il grande escluso che è il nero, che al momento. In termini di carte giocate ne ha davvero poche. C'è Plague, poi c'è Grizzlebrand, in qualche combo. E infine Plague poi solo di side e Dark Ritual. Sono davvero le uniche giocate. Alcuni Doomsday, che ormai è l'ultimo Seeds? effettivo Niente. mazzo col nero. Però no, la ruba pensiero al momento è giocato pochissimo. Alza un po'. Cioè Beh, proprio c'è Doomsday come credo che ultimo mazzo comunque col sarà il nero. prossimo colore. Vedrai a ricevere una bustata anche in Modern perché vedrai che dalle carte magari di Innistrad Midnight Hunt uscirà qualche carta nera sbagliata.
sbroccato, almeno spero, perché effettivamente è un po' un problema, vedo di tutto, anche se poi ci sono formati in cui il nero si gioca molto, per esempio in historic, anche se anche lì sta sparendo. E invece, se vuoi, ti posso raccontare, tornare alla mia moglie. E sei riuscita a sentirla? È andata bene, quindi. No, no, sono riuscito a sentirla, sì, è andata bene, ma fino a un certo punto perché le hanno, cioè ci hanno, perché la macchina è nostra, spaccato il vetro della macchina. Quindi questa è una bellissima notizia che diamo in chiusura di video sperando che Oppo non si presenti, così almeno una vittoria ce la portiamo a No, però mi sembri tranquillo. In realtà sei arrabbiatissimo, No, probabilmente. no, 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 vabbè, meglio a noi che a uno che non se lo può permettere. Io spenderò sti soldi per riparare il finestrino. Questo è quanto. Niente, come chiusura così, però con questa bella vittoria. Bella vittoria, Bella vittoria, perché oddio. effettivamente è una bella vittoria. Manca un minuto, quindi ragazzi, attenzione. Oppo, tra l'altro, potrebbe presentarsi. Scusa, perché sono 10 minuti, giusto? Dovrebbero essere 10. Dovrebbero essere 10. Però Magic Online in realtà ha buggato, a volte te ne dà 12, a volte te ne dà 7. Perché in realtà c'è il tempo di 7 non sono inattività. stati perché noi abbiamo esattamente consumato 0 secondi, quindi siamo a 25 minuti, Esatto. mentre Oppo è a 16:27, quindi no, manca 1 minuto e mezzo e puoi assolutamente continuare a parlarmi del Legacy odierno. Quindi devo solo lamentarmi, va bene? È divertentissimo fare questo Hai video. visto? Faccio Hai una. visto? Io Potevi dirmelo, potevamo farlo prima. ti ho invitato proprio per questo, per lamentarti del Esatto. Legacy Ci odierno. sono io Ma che mi lamento di cose. come, cioè, nel Bellissimo. senso, se tu fossi un wizard e quindi avessi il famoso Banhammer, come lo risolveresti questo formato? Allora, in realtà, ora come ora, io proverei. Allora, sicuramente si possono sbannare tante carte, come Mind Twist, come Earthcraft, come Hermit Druid. Ci sono tante carte bannate che sono lì per non si sa esattamente quale Beh, minchia, motivo. Il Mind Twist, Yawgmoth io me lo Bargain. ricordo dal 1995 quando ho iniziato a giocare. E gran carta nel Fa 1995. male. Già Rito Oscuro Mind Twist scarti due a caso, forse è forte. È forte, però se ci pensi c'è Turaccio al momento Ah, e non si e non si gioca. gioca, pensa, c'è Turaccio e non si Quindi gioca, c'è ragione. in realtà non. Sì, è una giocata terra doppia, Green Monolith, Petalo di Loto. Io ho usato quattro carte per fartene scartare tre, Però va il problema bene. è 3 Però a se poi si caso, può cioè ti scarto sbandare. le terre, non puoi più Sì. giocare, però effettivamente non succede sempre, magari ti scarto 3 carte che non volevi usare, io ho scartato 3 carte, quindi non è bello. Sì, infatti, poi stiamo parlando di Abbiamo giocate. vinto, abbiamo Gran vinto. Bravi, vittoria! bravi, Guarda che. bravi True Hero e Akira. Ma aspetta, scusami, io però ti fermo. Ma che mano spettacolare avevamo aperto! La mano spettacolare non la Cavolo! potremmo Non utilizzare. stiamo giocando. Andava così, Marco. Va bene, comunque uno ce la siamo portata a casa di tempo. Abbiamo chiacchierato un po', quindi contento comunque che il video sia stato assolutamente divertente. Tra l'altro, Truiro è una persona che volevo invitare sul canale e ti faccio pure i complimenti per la simpatia. Detto questo, caro Marco, direi che ci vediamo domani con la conclusione di questa league dove siamo 1-2 e si può ancora andare sul 3-2. Tu sei pronto? Volentieri, prontissimo. Prontissimo. Un salutone a tutti, quindi. Grazie per aver guardato.